ciao a tutti, ragazzi, bentornati nel canale Giacone X. La regia. La regia ha detto svapo. Stasera siamo qui a presentarvi la pod di V-Sticking, la VIP, no, VY pod. VY pod kid. Un nome un casino. Ed eccoci qua con la V-Sticking VY pod kit, una poddina targata V-Sticking con il chip SX270. Qui nella tendina laterale potete vedere le descrizioni. Ora vi farò, vi aprirò la confezione, vi faccio vedere il contenuto. La poddina con due modalità, cartuccia da 1,8 ml, dove qui abbiamo l'airflow per la regolazione dell'aria e qui abbiamo l'apertura del liquido. E adesso tolgo la pellicina a protezione dei contatti, aprite per poter fare il refill. Coil da 1 ohm in acciaio. Nel frattempo che vi parlo della poddina, ricarico, così almeno il cotone fa tempo a bagnarsi. Totalmente carica, mettiamola da parte così almeno il cotone all'interno si bagna per bene. All'interno della confezione trovate cavo USB, manuale di garanzia, carta di garanzia, manuale di istruzioni dove appunto vi spiega come ricaricare la pod. Quindi una pod con all'interno il circuito SX270, una batteria da 750 mAh, due modalità di uscita, la 9 watt e da 9 a 12 watt, da 3 a 3,5 volte il voltaggio di uscita, massima corrente 3,7, lega di zinco e il materiale. Tra le varie funzioni qui vi dice due modalità di alimentazione, appunto 9 e 9 e 12 volt, controllo di temperatura, tecnologia anti dry burn. All'avvio il dispositivo si imposta di default sulla modalità wattaggio alto. Premete il pulsante di erogazione 5 volte rapidamente per passare alla modalità bassa potenza. Il secondo e il terzo LED lampeggeranno. Premete il pulsante di erogazione 5 volte rapidamente per tornare alla modalità potenza elevata. Ora vi faccio vedere a secco. Qui abbiamo la ricarica USB, qui la presa dell'aria. Bene, ora richiudiamo tutto, ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di svapo. Bene cacciari, allora come avete potuto vedere dalla visione dall'alto, pod da V-Sticking con circuito SX270 con due modalità, 9 volt sì, oppure da 9 a 12 volt. Sì. Coil a testina da 1 ohm in acciaio, ricaricabile, non è usa e getta, ecco. Ricaricabile. Ora col tastino sì. E la regolazione dell'aria. Dov'è perché la qui regolazione dell'aria? Nella cartuccina vi regolate l'aria. Io ho il foro tutto aperto. Sì. Adesso è nella modalità bassa a 9 watt. 9 watt. All'interno c'è il Madagascar di Super Flavor. Una roba bella. Super. Sì, Flavor. A 4 di nicotina. Va bene, tiralo. 4 di nicotina. Quindi come possiamo anche parlare anche di hit, quindi a questo punto, dato che c'è 4 di nicotina, il mio liquido che svappo tutti i giorni insieme alla regia. Allora, devo dire, erogazione top. Già pesantina però, perché è solida, è molto solido. Solido. Erogazione veramente eccezionale, qui il circuito Easy si sente e devo dire che si sente anche bene, molto bene l'hit. Possiamo chiudere l'aria per cortesia? Sì. Come si fa? Ho provato a chiudere l'aria, cacciari, non so. Oh, però tira bene, cioè nel senso. Ed è a 9 watt? E anche il 4 di nicotina comunque, cioè si sente, non si sente come un dripper, ovviamente. Io lo sento, perché comunque per me già 4 di nicotina. Io che sono abituato a svapare questo siffatto liquido a 4 di nicotina su Berserker e su Barrel, anche se la Barrel è piccola, però comunque è una resistenza abbastanza normale. Qua si sente, ma non troppo. Però, nel senso, se la dovete alzare, la dovete alzare magari di un punto e mezzo. Cioè, nel senso, da 4 la buttate a 5. Quindi, secondo me, come hit ci siamo, dai.
come a Roma c'è. Gli indicatori di LED, pallino pieno, batteria carica, poi man mano a scendere la batteria si scarica, quindi avete pallini in meno. Un bel prodottino, anche con col buchino per il laccetto, se l'accetto, volete. Esatto. A bomba però. Sì, tre click si cambia la modalità. E andiamo alla modalità potenza. Potenza. Quanto siamo qua? Dai 9 ai 12 watt. Ah, non si sa quindi qua. Ah, quindi parte da 12 e poi arriva a 9, tipo. Non te lo so dire. Lì sul manuale dice solo da 9 a 12 watt. Con 4 click andate a cambiare la modalità. Nel video della visione dall'alto mi sono sbagliato, ne ho detti 3. Con 4 click cambiate la modalità. Adesso siamo da 9 a 12. A 12, boh, certe volte sembra che stecca, un po'. Quindi, boh, state attenti. Allora, per me come prodottino, come pod, funziona bene. Secondo me la dovete tenere a 9, così siete tranquilli, tanto funziona benissimo a 9. Non è il caso di tenerla a 12, anche perché se la tenete a 12 la batteria già dura poco. Quant'è la batteria? 750. 750. Se la tenete a 12 già consumate prima. È una pod, già consuma tanto di suo e dura pochissimo. Quindi a 9 secondo me è perfetta. Tira bene, una buona vaporosità, l'heat c'è, secondo me lo alzate di un punto rispetto a quello che svapate voi in giro e siete a posto. È bella solida, un bel prodottino bello solido, un po' pesantino adesso, non è che pesa dei chili, però nel senso rispetto alle altre pod, un po' più pesante, ma perché comunque si vede che è un prodotto solido. Io la preferisco con l'aria un po' più aperta. Sì, certo, vabbè, lui. Aria aperta, 12 watt. Vado trenino. Prova così. Prova così. Sì, a 12 watt ovviamente spinge di più. Con l'aria più aperta. Però, boh, io la userei a 9. Comunque, questo prodottino quanto costa? Non ho idea, però... Non sappiamo quanto costa. Le testine funzionano veramente bene, sì. E il circuito IGI che ci hanno messo all'interno fa la sua parte. Signori, googlatela in giro, la troverete da qualche parte sicuramente, così la provate, ci dite qualcosa sotto nei commenti, recensiteci dove ci devono recensire. Su flavorito.it, sì, o Flavorippo Micificco. Iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram perché sennò siete dei cacieri. Fermate la petizione e ci vediamo al prossimo video con l'ultima parte di Stefanello qua nell'obiettivo. Va bene, ciao.